sia fuori dei programmi che di solito seguiamo, è straordinario anche perché oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Papa Francesco qui a Scampia e a Sevilla. Bene, allora questa sera abbiamo un beniamino, una persona personalissima che qualunque volta chiamiamo è sempre venuto qui a deliziarci con la sua voce, e mi riferisco a un artista che da poco è stato impegnato al Teatro Diana, dove dare uno spettacolo di beneficenza perché all'attrezzatura dell'ospedale San Paolo mancavano fondi per comprare degli attrezzi, delle attrezzature, delle apparecchiature medicali, e si è prestato appunto con un suo concerto a reperire fondi per questo scopo, e tra poco lo si potrà vedere anche al Teatro Troisi il 16 maggio prossimo 21. Mi riferisco al maestro Ciro Sciallo, che abbiamo il piacere di vedere con voi e che sarà accompagnato dal maestro Salvatore Baldacci. Buon divertimento a tutti e con... Allora, sappiate una cosa, dal punto di vista tecnico questa sera le apparecchiature stanno dando un po' di fastidio, quindi abbiate pazienza se potrebbe succedere un qualcosina. Si sente. Non c'è nessuno.
arrangiamo, perché ci sono stati veramente dei problemi difficili.
perché veramente di qua con l'acqua non si sentiva niente, così si sentiva meglio il fuoco. Yeah.
Che prezzo facciamo? Visto che abbiamo stavolto la scaletta, che avevamo alcune basi di allora facciamo invece, allora facciamo un dispetto alla regia, no? Facciamo due pezzi, facciamo un pezzo che diciamo appartiene alla storia un po' di tutti quanti, quindi già ascoltato le nostre canzoni e la conosciamo, chissà se mi pensi, è un pezzo che appartiene, diciamo, racconta un po' la nostra adolescenza, la nostra infanzia. Preferite col microfono o preferite da alla casa a mare, ai nonni qui vicino, dove tutto lì per me sembrava eterno, e l'estate che finiva in pieno inverno, quell'estate da non piene di sapore, dopo il mare si coglievano le more, e partita a calcio poi fuori al baretto, ma era troppo tardi. Ed in tutto questo entrasti pure tu, a lontano la canzone, colorava l'emozione, e dai miei pensieri non sei uscita più. Chissà se mi pensi, come ti penso, se sfogli il libro della vita, si è fermato di te. Basta ci ritorno quando posso, e vivo l'emozione passo passo, con la bici tra i vigneti fino al mare. Com'è bello risentire quello ancora adesso, con gli amici mi vedo,
non ci sembrava ora che finisse, vero? Non è vero. Avremmo voluto che ci evidenziasse ancora per il resto della serata, però sapete che dopo c'è un atto unico della nostra compagnia. Ma io voglio ancora un grande applauso, ringraziamento. Grazie ancora, ci vediamo.